Bentornati sul canale di Axios00, siamo qui con un nuovo video di Yoshi's Woolly World, siamo al mondo 5 schema 6, siamo con lo Yoshi Bowser, come vedete, preso direttamente dai miei amiibo, perciò non perdiamo tempo e iniziamo subito questo lanirinto glaciale. Quindi è un labirinto fatto di lana, immagino, tanto per gradire e tranquillizzarsi, ottimo, perfetto, proprio ciò che ci vuole per rilassarsi, direi, in questi livelli. Comunque è veramente bellissimo questo mondo 5, lo sto adorando veramente tanto tanto tanto, è uno, secondo me, dei mondi migliori, meglio riusciti di tutto il gioco, credo. Oddio, l'ultima immagine... Yoshi! Come sempre, l'ultima immagine non mi è piaciuta troppo, in quanto non vorrei dire, ma mi sembra... Ma qui noi scendiamo... c'è una porta laggiù. Allora, proviamo a vedere se ci entriamo da qui. Yes! Ah, è di quelli che si cambia così... Oh, mamma mia! Oh, mamma mia! Perché io prevedo una tragedia di quelle immani e disumane anche? No, aspetta un po'. Ma... Non prenderò mai tutto qui. Comunque, quindi dove andiamo a risbucare da questa porta? Sì, qui c'è qualcosa. L'importante è quello. Prendiamo un po' di gomitoli. Quindi... No, no, no! Dio, non so neanche se c'è verso morire qui, perché ho visto lì di sotto... Lassù ci sono degli spuntoni. Mi sembrava ci fosse terreno comunque laggiù sotto. E... entriamo qui? No! Stava per inforcarmi quel maledetto, l'ho visto io, sai. Allora, continuiamo a proseguire in questa direzione. Non lo so, da qualche parte andremo, prima o poi riusciremo vivi, spero. Di qui, questo forse è l'inizio. Sì, sembra l'inizio. Aspettate un po', allora io volevo scendere. Ho rischiato veramente tantissimo, perché se non fosse stato l'inizio sarei morto ampiamente lì. Quindi, di qua io ci posso entrare, tipo... da qui? No, da... forse? Aspettate? No, non ci passano. Io prima ero andato lassù sopra, quindi se io adesso vado qui, che succede? Intanto riprendiamo i gomitoli, che è sempre una buona cosa. E poi quassù non credo si possa... No, infatti, non si può ritornare indietro da lì. C'è la po... C'è un gomitolo! C'è un gomitolo! Non lo posso prendere! Maledetto! E siamo tornati all'inizio. Direi che non è il posto giusto, anche se in effetti quel gomitolo potrebbe far intendere... ok, che c'è lì? Ho rischiato tantissimo, tra l'altro. No! No! Il tutto di fatto, veramente. E qui noi saliamo. Non so se sto ritornando in qualche posto che avevamo già fatto, magari. Penso di sì, però io ci sto riprovando, magari, tante le volte. Allora, dove siamo? Fatemi capire. Ah, ok, perfetto. Quindi torniamo un attimo indietro. Per andare lì, come facciamo noi? Qui sopra non ci possiamo montare, perciò... Da qui scendiamo. C'è una porta per entrare lì sotto, assolutamente. Sì, c'è una porta di là, che dovrebbe essere esattamente qui sotto la porta. Yes! Grande, che è quella, ma non c'era niente. Sì che c'era, come ho fatto prima a non vederlo? Allora, fiore! No, wey, la, te, cal... Ok. Bene, ci ha sbloccato questo. Siamo arrivati in un punto buono. Attenzione, stiamo proseguendo, è già qualcosa. Intanto prendiamo questo. Poi, ok, presi tutti, qui so... No, ci entriamo da sopra. Bisogna, più che altro, visto che bisogna vedere più o meno dove sono disposte le porte per riuscire a fare qualcosa di buono. Ecco, quello, seguiamolo e vediamo un po' come, in che miliardi di modi cadremo di sotto, perché già lo so che succederà, e invece forse no. Attenzione, attenzione, attenzione. Da lì ci siamo usciti, Ale, non fare cavolate che da lì ci sei uscito. Bene. Poi... proseguiamo qui noi. Lasciamo andare quello, perché io voglio vedere che c'è di qua. Qua su sopra? No, il niente. Quindi entriamo qui dentro e vediamo un po' dove ci porta. Peccato per questi piccoli, diciamo, rallentamenti che ci sono ogni tanto, perché altrimenti sarebbe veramente un gioco fenomenale. Veramente, ma è un gioco fenomenale. È che quei cosi, quei piccoli rallentamenti, boh, si poteva fare qualcosa per eliminarli, magari, sinceramente. Danno leggerissimamente fastidio, perché la pulizia generale del gioco è veramente ottima. E quindi vedere quei piccoli rallentamenti da... No! Dà un po' fastidio, dicevo! E a me dà fastidio quando faccio così. Per fortuna è andata bene. Ci rivediamo là su sopra, taglio un secondo.
Ok, siamo arrivati quassù e come vedete... Ok, io ho trovato qualcosa. L'importante è quello. Ho trovato cuori, sinceramente non sono niente di particolare, ma sempre meglio di niente. Quassù? Ah, c'è anche quassù. Vedi, come vedete, meno male ho ricontrollato perché prima non me li aveva da... Comitolo, vieni qui! Ne abbiamo persi circa 27 miliardi. Dove andiamo di qui? Ok. Un altro gomitolo. E stavolta... No! Vieni qui preso, sai, il primo... No, pensavo fosse il primo gomitolo quello. E ora dov'è? Dov'è il primo gomitolo allora? Vi giuro che pensavo che quello fosse il primo. No! Ok. Di qua non si va, ma qui sopra che c'è? Esattamente. Ci sono delle scale. In modo che... possiamo salire di là. Molto interessante questo. Esatto, perché di là ancora non ci eravamo andati. Tra l'altro riprendiamoci tutti i gomitoli. Bellissimo questo livello, veramente bello. Bello incasinato anche, tra l'altro. Però è fatto bene, è fatto decisamente bene. Qui, oddio, io sono salito a casa. Non pensavo mi lanciasse qua su in cima. Ok. Qui. Poi... No, 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 no. Allora, calma, qui, un po' di calma. Calma e sangue freddo, bene. Allora, perfetto, saltiamo. Non ci riesco. Ok, ce la sto facendo. Io devo stare zitto. Quante volte l'ho detto che devo stare zitto? Se lo dico, ci sarà un motivo, quindi ma lì sopra ho visto sbucare qualcosa. Perché non risbuca più quello? Vi giuro che qui sopra c'era un pe... Eccolo qua. Eccolo qua. E poi noi andiamo qui, poi andiamo qui, poi saltiamo qui, poi... No. No. A dopo. Ok, allora siamo tornati qui e vediamo un po' di salire un'altra volta. Se stavolta ce la facciamo anche in maniera un po' più veloce, forse, forse, molto forse. Ma forse ce la facciamo, forse. Allora, ok, siamo già quassù, incredibile, attenzione ragazzi, abbiamo fatto veramente una cosa iperveloce stavolta. E noi andiamo di qua perché a noi ci piace rischiare di morire. Vediamo un po' dove andiamo qui dentro. Ok, stavolta ce l'abbiamo fatta senza morire. E ci sono un bel po' di questi che... Oddio, pensavo... Ah, No! Maledizione, pensavo appunto di trovare qualcosa del genere. Pensavo che un guscio, gioco troppo a Super Mario Maker, un gomitolo di lana potesse, diciamo, in qualche modo trapassarli. Ma invece assolutamente no. Quindi niente da fare, proseguiamo e vediamo un po' di cercare di non cadere possibilmente. Fiore mio, vieni. Ok, qui. No, 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 qui, grandi. Ok, ce l'abbiamo fatta non so come, ma è andata, l'importante è quello, perfetto. Oh, ma si può rimanere schiacciati da quei cosi? No, perché mi è preso il dubbio ora. Che conoscendo me è molto probabile che succeda una cosa del genere. Quindi vediamo un po' di proseguire da questa strada. Usciamo da qui dentro, presumo, siamo arrivati in cima. Sì, siamo arrivati in cima, abbiamo fatto letteralmente schifo. Proprio schifo. Ma l'importante è aver fatto anche questo schema, questo livello mondo 5, livello 6. Quindi vediamo un po' cosa, non abbiamo preso niente, presumo. Allora, vita schifo, 5 su 20, fiori 2, gomitoli 1, non ho ripreso l'altro. Ah, timbri 8 su 20, mamma mia quanto mi porterà via rifare questo livello. Mamma mia quanto tempo mi porterà via quando vorrò completarlo al 100%. Mamma mia. Allora, l'importante è che anche questo livello, dicevo, è stato fatto. Quindi ci ritroviamo al prossimo video per il livello 5-7. Vediamo un po' cosa ci sblocca esattamente il nostro Yoshi, la nostra lana. E ci fa vedere una specie di igloo fatto piccolo di lana, ovviamente. Quindi ci vediamo per il prossimo video. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, trovate link in descrizione. Aggiungetemi sia al Miiverse che a Steam, se avete Steam, se avete un PC ovviamente. Trovate anche lì i miei ID in descrizione. Quindi un saluto da Axios00 e alla prossima.